Non trovavo il joystick, niente. Anzi, il controller. Oggi partiamo, che il tablet è troppo vicino. No, ovviamente ogni volta ce n'è una, cioè... Ogni volta col primo video del giorno che registro, puntualmente me ne capita una. Poi no! Che palle! Le! Sì, sistemato oggi qua! Le! No, sistemato un cazzo, non c'è voglia di stai di... Oh, ce l'abbiamo fatta, oh, così se oggi esisto altri video. Sono a posto. Ciao a tutti ragazzi, sono già benvenuti con questo video, sono il suo mostrante, ragazzi, Sandwick. L'ultima volta ci avevamo lasciati con la l'aver fatto cosa? Ah sì, aver fatto la missione evento dello scorso giovedì. Come avete ben notato, questa sera non è giovedì sera, ma è venerdì sera, perché ieri è la festa per me, per quanto mi riguarda, e quindi non ho potuto registrare, perciò rivediamo questa sera. Comunque l'avevo già annunciato la cosa, sia su Instagram, sia sulla community di YouTube, che ho scoperto essermi sbloccata, sì! Quindi questa sera la missione dell'8 dicembre, però noi la facciamo il 9, perché per l'appunto, insomma, l'ho già detto, non ho potuto registrare, no? Non ho ancora dato un'occhiata all'anteprima della missione, quindi diamo un'occhiata adesso. Ho letto solo che è un doppio pericolo stelle luminose. Che merda! Uccide un falso ex cremisi, è un gadget fugioso, non promette nulla di buono. Allora, premetto che è da un bel po' di tempo che non affronto entrambi, quindi ci sarà da divertirsi. No, allora, mettiamo resistenza a drago, perché qua veramente l'armatura è sempre quella della ossia, quella del malzeno, però porca vacca, se non ci aveva la difesa al drago il signorino, eh. Qui a pasto mangiamo ovviamente il drago che dà la difesa a drago, e se non l'avete ancora notato, ci sono lì e Francesco addobbati con gli stili armatura della scorsa puntata, e quindi sono rispettivamente Charmiaoli e Arsenio Francesco. Che no, che mi verrebbe da dire, che cambiamento di nomi da Sherlock e Arsenio a Charmiaoli. Vabbè, andiamo, ci siamo già... Abbiamo aspettato anche troppo. È arrivata una missione super favolosa con il tuo nome scritto sopra. Ci sono un Vastax e un Gadget a cui dare una bella batosta. Vai a scatenarti come ricompensa, ti aspetta uno stile armatura, niente male. Ecco, avevo letto solo che era un doppio pericolo e che c'era uno stile armatura. Quindi finalmente cambierò vestito. No, perché mi sto un po' stufando. Immagino anche il mio avatar a combattere con questa gonna di ferro sotto il vestito, perché c'è una gonna di ferro sotto. Mannaggia i modi di vestire l'800. Adesso io diventerò soda come non so cosa, perché il volume di questa televisione è altissimo. Niente, io mi sono completamente dimenticato che questo è sulla coda del Vastax. Partiamo bene, perfetto. Beh, meno male che fate con lui e non con il gadget furioso, perché... Oh, Dio, vabbè. Perché tra due mi ricordavo più difficile quasi il Vastax che non il gadget furioso, perciò meglio partire sempre con quello più difficile. Appunto. Ragazzi, siamo partiti benissimo in questa missione, con l'abbassare il volume perché mi stavo assordando le orecchie. Siamo svenuti per la prima volta con dei deficienti, abbiamo ancora uno svenimento disponibile e poi dopo il game over alla terza. Allora, ripeto sempre, non sia mai che qualcuno si dimentichi queste sacre regole di Monster Hunter, che ti dicono guarda che c'hai massimo due svenimenti, poi hai perso. Ma si vede che non l'ho fatto dopo il Vastax Crebisi, mi sono già fatta beccare 50.000 volte come una cogliona. Bene, poi incazzato. La vaghina è pronta all'uso, grazie per avermelo detto, non mi interessa.
Ma giuro che se non schivavo per colpa della barriera che mi bloccava. Vai lì, con la salute, suola per me. Beh dai, almeno mi ricordo quale combo, più o meno. No, mi è finita la carica. Perdonate il silenzio, ma questo è il momento di concentrazione. Attenzione, Francesco e lì sono riusciti ad avvelenare il bestione. E io mi dimentico sempre questo schifo andando. Ma perché ho saltato se l'avevo tranquillamente schivata? Ah, che bello partire di prima mattina con gli scontri che ti fanno incazzare perché non ti ricordi come giocare. Qui si è scaricato il Vastax, quindi troppo si ricaricherà di sicuro. Ecco appunto. Si è anche calmato. No, che palle. Che palle. È tristissimo quando non riesci a fermarlo. Almeno sfasciamo lì la testa, così almeno c'ho una parte da colpire per guadagnare vite, cioè come scusa. Oh, però i danni alle ali gliele faccio, eh. Gli faccio i danni alle ali. Guarda. Allora, adesso arriva... Ok! La seconda ammazzata è quella che... rischia di più della prima di ammazzarti perché non te l'aspetti, ma quando impari a capire che c'è, raga, forse questa è la volta che se mi va bene rispacco almeno un'ala. Perché gliene sto colpendo troppo. Ma dai, ma io... Oh, ce l'ho fatta. Francesco, vieni qua. No, scherzavo, Francesco. Vieni adesso. Francesco. No. Francesco, puoi venire per favore? Oh, grazie. Devo riaffilarmi l'arma e devo anche curarmi. Quindi ha fatto la capriola che tipo se dovessi tornare indietro. Che cazzo ha fatto? L'ho visto barcarsi per un attimo. Minchia, ragazzi, che corsa. Occhio! Mamma mia, come l'ho schivato, si è staccato. Cioè, si è staccato, insomma, si è calmato, perché i draghi non si staccano mai. Però si calmano. Si placano dopo un po'. Michiaga, mi allontano per dei chilometri. Oddio! Perché adesso se ti ricarichi giuro che riuscirò a spegnerti.
La fisica che mi salva! Ok, sei cazzato, quindi ora per forza si ricarica. Ora per forza ci riprova. Sì! Ti ho spaccato la testa! No, finalmente posso recuperare vita con una scusa. No, vai a spegnere, ti prego, ho detto che lo spegnevo. No, non ce la fa mai, ragazzi. No, aspetta un attimo, non si è caricato, quindi può ancora caricarsi. Posso qua buttare la terra. Vai, butta. Vai. No, niente. Raga, non ce la fa mai. Magari questa è la volta che gli spacco le ali, ma sicuramente non la volta che riesco a buttarlo giù con... Ho fatto una mega nube di fulmine e poi dopo è esploso in un punticino, cioè dai. Va bene. No, mi piace quando continua a bugie così, che stai bello fermo. E così un po' meno invece. È passo di caccia furioso, significa che abbia quasi finito con il... con il Vastax, se la mettiamo così. Guarda come ruggisce male. No, vuol dire che... no, non lo caghi il Gajak. Stavo dicendo, vai a cadere cavalcabile il Gajak, invece. Allora, il vero problema adesso è che necessito che uno dei due venga... finisca fuori il gioco il prima possibile. Per forza di cose il Vastax, perché... mamma mia, sembra anche lui che è fierissimo. Mamma mia, che male! Ok, ragazzi, è divenuto ufficialmente un inferno a fuoco e fulmini. Vale, pure Ajax non ne può più. Non ne può già più, appena il teatro è già serato i coglioni. Raga, non mi conviene provare a rendere cavalcabile il Vastax. Basta, guarda, se vuoi ci può provare il Gajak, io no. Non ci provo più. Sì. Madonna, che mazzate, raga! Ma andate a cagare! Ma non messo... ma da... cioè, come fai? Ma come fai? Qui a non mettere a fuoco, tablet bene, come fai? Cioè... non è ancora finita, sì! Alla prossima sì, è finita, però. Abbiamo un problema. Il problema è quello, personaggio. Che raga, se si sente poco, amen, perché io mi stavo assordando poco fa. Non penso che anche voi vi stavate assordando. Comunque, penso che comunque sentavate quello che sentivo io. Come l'ho fatto sussultare? Raga, se... Giuro che questa missione me ne fotterò totalmente dei materiali da raccogliere, giuro. Una volta che è morto uno, non lo considero più. Cavalcabile, perfetto, dopo che do cavalcabile che è Gajang e siamo a posto. Dopo che do cavalcabile Gajang furioso, si evita il punitore lui, perché devo finire prima possibile il Vastax, ricordandomi quante mazzate tira il Gajang furioso. Se ne merita proprio Vastax da lui. Vai! Pum!
La signora adesso è il momento di fare un malecane. Vai! Pum! Vai, si voti per morte! No, l'ha mancato! Sì! Posto! Bene signori, ne manca uno adesso. Ora posso cacciarlo tranquillamente uno. Prima due era veramente un incubo. Allora, ricordiamoci di cacciare fuga sopra il camale più possibile, bisogna colpirlo in testa, perché la coda, cioè, vola a colpire su quella coda da capoletta per calmarlo. Ecco. Ma troppo fiero quando ti ha ste mazzate, però non lo batte nessuno in fierezza! Cioè no, sì, lo battono. Cioè. Ci sono dei mostri mostrate che hanno un livello uguale di fierezza, perché è il livello di fierezza massimo per quanto mi riguarda. C'è anche chi supera il livello massimo e va al non plus ultra. E forse Rajak potrebbe essere già quello, forse, eh. Di sicuro la ficcaggine quello fugoso lo raggiunge, ma io non sento niente di quello che sto dicendo. Spero che voi sentiate me almeno, perché io non mi sento. C'è la musica alta, c'è tutto alto, c'è soprattutto il Rajak che agisce in modo altissimo, a livello altissimo. Fate dei residui, minchia Sonic. Sì, volevi fare il minotauro con me, eh? Volevi, tu volevi. Vai! E si è calmato da solo. Nel culo, prendo una mazzata nel sedere. Beh, sei già incazzato. No, ma cavolo, cosa ho fatto? Ho fatto una roba sbagliatissima, ragazzi. Schivare i pugni correndo dalla parte opposta è la cosa più sbagliata che si possa fare con Rajak, cioè. Cioè, corre a lato piuttosto, ma veramente corregli, cioè scappare dalla direzione opposta e continuare a stargli davanti non è proprio, non è per nulla la sua per schivare i pugni. Perché per fare arriva più veloce di te. E io non mi sento, continuo a non sentirmi. Necessito di affilarmi la l'arma! L'arma, il falcio. Di comune avete mi ero dimenticata che lo faceva doppio lo sprint. Ho necessito di riaffilarmi il falcione. Qui! Le! Ma sì, è vero che quando non ti prende con questo ti addosso un masso perché è incazzato.
A parte che è Raja che è sempre incazzato. Ho forse realizzato adesso che dentro Raja che c'è la parola rabbia in inglese, però va bene, rage. E sì, io voglio colpirgli le gambe, però, ecco, le. Stanco! Tu non sei un drago, tu ti stanchi, tu ti puoi stancare, tu c'hai la virtù della stanchezza, no? Perché la stanchezza è una virtù, cavolacci ragazzi, se per quanto mi riguarda, cioè. Ma pure di usare le tue energie, prima o poi ti devi stancare, cioè, perché se non ti rendi conto che a un certo punto hai esaurito le energie con la stanchezza, cioè come cazzo fai ad accorgertene? Ok, forse i draghi hanno talmente tanta forza che non riescono a stancarsi, comunque, o forse sono una puttanata per identificare il fatto che i draghi sono i mostri più pericolosi mostrati e quindi non si stancano mai. Cioè, ma non solo i boss finali, anche proprio quelli normali, tipo il Vastax prima, che tra virgolette un drago di dimensioni normali, non si stacca mai. Mamma mia, cosa ho sentito! Cosa ho sentito alla mia sinistra, il vento proprio! Che schifate! Cioè, all'ultimo ho saltato perché... Doveva esplodere qualcosa ma non è esploso niente perché è andato contro il muro. E i muri sono anti-elettricità, abbiamo capito? Non come il terreno. Il buffo del gadget è che la parte più facile da colpire è la testa, cioè. Ma forse è solo la mia impressione perché per il furioso, visto che devi calmarlo, lo devi colpire in testa, quindi è più facile da colpire in testa che non quello normale, che invece continua. Cioè è tutto un raffica di pugni, quello normale. Questo è più un'esplosione elettrica perché devi avere il tempo di avvicinarti alla testa. Cioè probabilmente è più facile per quello arrivare alla testa con quel furioso. Ma che bei occhietti! Morte, non facciamo cazzate, cioè io non faccio cazzate piuttosto perché voi state guardando e basta. Vai così. Vai, chiudiamola! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Sono stata muta per la maggior parte del tempo perché primo era difficile, secondo perché non ci sentivo. Devo un attimo rivedermi con i volumi per mostre alte. Perché registrando solo una volta a settimana mi dimentico le... come tra virgolette calibrare il volume, cioè non mi dimentico qual è il volume ideale per questi video, me lo dimentico sempre. Comunque raga, comunque il doppio pericolo più difficile finora. Pensavo che il doppio pericolo più difficile che abbiamo visto finora fosse quello col duo Rafalos d'argento e Rafian dorata, ma a quanto pare mi sbagliavo, hanno creato un duo peggiore, cioè più bello qui, cioè più difficile, più peggiore, quindi più bello, quindi più difficile.
Dai ragazzi, arriverà il giorno in cui ci metteranno dopo pericolo con il caos bagala. Io mi aspetto che un giorno arriverà la missione avanzata ultima, magari con l'ultimo aggiornamento grosso, in cui combatteremo tutti i mostri più difficili. Intanto qua, mamma mia ragazzi, pelle di agosto, fronte di oscuri paesaggi, sfocia rapidamente come una cometa, l'oggetto più alto di Valsax, non ci avrai contatto. Mamma mia ragazzi, mamma mia, non mi ricordo neanche se l'avevo già trovata la prima volta che l'abbiamo affrontato, comunque in grado maestro, comunque mamma mia che fortuna. Poi dopo cosa ho ottenuto? Dei buoni? Non ho neanche guardato, fantastico, ho solo fatto prendi. Vabbè, adesso qualcuno ci vuole parlare, andiamo al posto di comando. Stavo dicendo, io mi immagino per l'ultimissimo aggiornamento, la missione avanzata ultima, dove tipo affrontiamo tutti i mostroni più potenti che abbiano inserito nel DLC, tipo sia il Magna Malastioso, il Chaos Magala Caotico, scusatemi, il Vastax Cremisi dalla versione precedente a Sunbreak. Cioè, mi immagino Vastax Cremisi, Magna Malastioso, Gol Magala Caotico e poi Gazzag Furioso Barga, altra variante di mostro iperpotente che aggiungeranno. Cioè, mi immagino una missione avanzata di sto genere, sarebbe proprio il non plus ultra delle missioni. Delle missioni avanzate, perché per l'appunto affronti tutti i pezzi grossi. Affronti fondamentalmente l'ultimo mostro che hanno introdotto in Guys prima di Sunbreak, che si affrontava al livello 100, poi il mostro che si affronta su Sunbreak a livello 100, quindi Magna Malastioso, poi Gol Magala Caotico, che è in assoluto uno dei mostri più difficili che abbiano aggiunto, cioè più pericolosi. Poi dopo anche Gazzag Furioso ci starebbe, però il Gazzag Furioso è sì pericoloso, perché è furioso, però rispetto al caotico è, per quanto mi riguarda, ad un livello di difficoltà leggermente minore, ma per il semplice fatto che perché il Gol Magala Caotico è un cucciolo di Diago, l'altro è una scimmia e basta. Vabbè, comunque abbiamo gli stili di armatura nuovi. Ah, semplicemente questo, orecchini alla nera. Mi servono dei materiali di Vastax Cremisi, qualcosa mi dice che sono proprio quelli che abbiamo sbloccato. Speravo in un sinceramente in un due, ecco, due ale, dai. Insomma, per gli orecchini alla nera usiamo le ali combinate Cremisi. Vale, equipaggiare immediatamente e adesso sembra un gremlin, fantastico. Speravo di cambiare tutto il setup di stile armatura per togliermi finalmente questo assetto vapore che ho addosso, perché finché non troviamo lo stile armatura nuovo tengo lo stile armatura della vecchia missione evento. Vedete, vi ricordo questo qua, guardate, cioè dopo quello sono venuti il monocolo rivelatore, poi dopo questi qua, vabbè, li mettono più sui miei escono di carità alta, però li hanno introdotti prima, ok? E poi questa, non arriverà la volta di un altro stile armatura completo. Tra l'altro solo ieri mi sono resa conto di una cosa di questo stile armatura vapore, che non solo è in stile ottocentesco perché c'ho la gonna col ferretto sotto eccetera, ma c'ho anche cosa sono, tipo delle chicche steampunk, robe del genere, che cazzo ne so, c'ho la gamba sinistra e il braccio destro, me ne accorgo solo adesso, metallici, cioè devo dare una copertura, vabbè, sono ricoperti di ferro come se fossero fatti di metallo e basta. No, adesso, ok, quindi ragazzi, con questo orecchio da gremlin addosso, davvero mi devo trovare uno stile armatura che stia bene, insomma, tra quelli che ho adesso, con queste orecchie da gremlin. Allora, aspettate un po', cambia stile equipaggiamento. Allora, ci abbiamo nel grado maestro, abbiamo il grado celeste, che cos'è il grado celeste? Ah sì, l'avevamo già vista. Poi ci abbiamo lo storgio, che è quello dello Shagun Magala, che mi ero fatta. Che pacca vacca, quel colore ci sta, cavolacci. Poi dopo qui mi sono fatta la... No, non l'ho fatta l'armatura, l'ho fatta per... Ah sì, ora mi ricordo, l'ho fatta per Lee Francesco, lo stile armatura in stile gomma gara caotico. Oh, ma comunque, ragazzi, ci sta quei colori, eh? Ok, d'ora in poi mi tengo lo stile armatura dello Shagun Magala. Finché non arrivo lo stile armatura evento nuovo completo,
ci mettiamo lo stile armatura dello sciagoma gala, quindi sembrerà che indosso c'è l'armatura dello sciagoma e in realtà c'è sempre l'armatura del mantello. Per le Francesco stavo dicendo, avevo fatto, ma come avevo comunque promesso di fare, lo stile armatura, oltre che lo stile armatura scermiano segno, che sono quelli della missione evento, io ho fatto il Ferei caotico, che come indovinete si tratta dello stile armatura del Goma Gara caotico. Ecco, è perché qui che è in caotico, cioè voglio vedere un attimo il trio draconico. Ula! Siamo ragazzi, questo sarebbe, potrebbe essere il setup, ragazzi, per il prossimo episodio, che dite? Ma sì, dai, la prossima puntata la iniziamo tutti e tre con chatti così. Quindi ragazzi, già salutiamo lo stile armatura, assedio e sciarbiamo. No, scherzo, magari lo rimetteremo quando uscirà lo stile armatura nuovo. Allora, quando quindi quello stile, lo stile armatura di Francesco Lide con magari non sarà più in tema con lo stile armatura nuovo, rimetteremo gli altri dettagli sull'evento. Comunque ragazzi, il video sera di oggi si conclude qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Qui il tablet che prende giusto. Okay. In descrizione trovate il link alla playlist completa su Monster Hunter Rise Sun, perché casomai foste persi qualche puntata. E il link al mio profilo Instagram, dove pubblico ogni tanto delle clip o qualcosa, casomai vi sia qualcosa da dire. Inoltre, adesso aggiornamento dell'auto. Come ultima cosa, vi ricordo che come ultima cosa vi ricordo che mi si è aperta la funzione community sul canale, dunque è lì che d'ora in poi andrò a pubblicare degli annunci, casomai sul canale, riguardanti il canale stesso, casomai avessi qualcosa da dire a riguardo. E noi ci rivediamo alla prossima. Che bello, mi si è sbloccata la funzione community, sono troppo contenta.